La caccia, ma per qualsiasi altro motivo. Trafiggere un canguro scagliando una lancia col propulsore è già un'impresa straordinaria, ma abbattere un pipistrello gigante con il boomerang rasenta l'impossibile. La volpe volante, quasi un metro d'apertura alare, ha una centrale ultrasonica nelle orecchie che le permette di evitare con l'incalcolabile velocità di 8 millesimi di secondo un oggetto che cerchi di colpirla. Eppure, contro un simile bersaglio, gli aborigeni di Cape Melville, nel Queensland, sanno adoperare un'arma dalla traiettoria imprevedibile come il boomerang. La caccia ai pipistrelli giganti è assai vantaggiosa. I proiettili non vanno sprecati e la selvaggina è di un sapore delicato, con carni bianche più dolci di quelle di un coniglio. Le gazzelle di Grente, o i bufali australiani, sono molto più veloci dell'uomo, ma non riescono ad evitare che il loro persecutore giunga a portata di lancio. Il grande vantaggio dell'uomo sugli animali è che si associa, che caccia in gruppo. In questo caso, egli si alterna nella corsa con i compagni, fino a fiaccare la resistenza dei bufali, per spingerli, terrorizzati, verso agguati definitivi. L'uomo ispira spavento agli animali e lo shock spesso li uccide prima della lancia. Questo può avvenire ai gibbosi congoni delle pianure etiopiche, ai lanosi waterback est-africani, agli oryx dalle corna a spada e perfino ai colossali elefanti del Congo. Ma l'uomo sa di far paura? Forse no. Perché stranamente l'uomo, mentre stermina gli animali, sogna nel tempo stesso di essere amato. Come nel vecchio mito dell'Eden.
Gli uomini non si contentano di fare le cose, vogliono che abbiano un significato. Così non si contentano di succhiare il sangue ancora fluido e tiepido dalle vene di una femmina d'antilope morente. Vogliono che sia un'operazione religiosa, rituale. Altrimenti come si farebbe a distinguersi dagli altri animali che fanno le cose in maniera... E infatti ecco la religione giustificare la caccia. Religiosi sono i gesti che accompagnano la cottura della preda. Religioso è il cacciatore di fronte alla sua vittima. Per gli aborigeni australiani addirittura gli uomini morti si reincarnano negli animali e far finta di ricoprirli con manciate di polvere vuol dire tornare a seppellirli e placarne l'ira per la morte rinnovata. Insomma, la caccia è sacra, cioè significa altra cosa da quello che è. In questa capacità simbolica sta la superiorità degli uomini di fronte agli animali, che cacciano semplicemente per sfamarsi. Questi sono i resti di un uomo, spolpato e divorato da altri uomini. È il 25 gennaio 1975, la stagione delle piogge al Burundi. Tre cadaveri, due ancora freschi ed uno decomposto, sono stati scoperti a Gamo. E quel che rimane di un rito venatorio di cannibalismo. Per sfondare i crani è stata usata un'accetta dalla lama forgiata nel sangue. I corpi, straziati per l'asportazione di pezzi di carne, sono di uomini della tribù Niami, deceduti per cause naturali e poi mangiati. Ask them what tribe they're from. Kabilagani wawe! Sama! Kabilagani wawe! Sama! Shansi kabisa! Il district officer interroga gli arrestati. Sono fratelli, Kano e Narue Kabila, figli e nipoti dei morti. Perché lo hanno fatto? Perché così vuole la tradizione. Per ereditare le virtù venatorie dei defunti, i parenti debbono mangiarseli. Nel Burundi il cannibalismo rituale è così diffuso che il governo è stato costretto quest'anno a commutare le pene detentive in quella capitale. Inda! Inda! Facey! Il suolo è disseminato di resti umani che testimoniano riti avvenuti in epoche diverse. Kano e Narue saranno impiccati e non ne capiranno mai la ragione. In fondo essi hanno ubbidito alla legge tradizionale. Purtroppo non conoscevano la nuova legge, che punisce chi ubbidisce alla vecchia legge. Ogni anno, all'inizio della stagione delle grandi cacce, i guerrieri Kuru celebrano il Basenko, mitico e testuale rito della fertilità e del rinnovamento.
Nel vento incessante che soffia sulle lave del Mira, ogni cacciatore debbono essere coniugati e con età superiore ai 26 anni. Buca il suolo con la lancia e fruga tra la peluria lanosa delle saxifraghe per praticarvi una cavità. Lo scopo è raggiungere, oltre i muschi e i briozoi, il fondo roccioso, vale a dire l'utero della terra. In questo modo i Kuru credono di fecondare la terra iniettandovi lo sperma. Una volta incinta, la terra partorirà animali da cacciare. Infatti, per i Kuru, Nyama, la selvaggina, è figlia dell'uomo e della terra e occorre generarla prima ancora di ucciderla. Il coito degli amanti della terra si accompagna con un'intensa concentrazione psichica. Al momento dell'orgasmo bisogna pensare all'animale totemico che verrà cacciato. La caccia, ben inteso, è sacra presso i popoli che ne vivono. Sarebbe strano che non lo fosse, vista la tendenza dell'uomo a rendere sacro tutto quello che lo riguarda. Sì, la natura impone la violenza. E chi preferisce vivere senza prevalere e senza uccidere è costretto ad abitare nell'ombra protettiva delle foreste, perché è sufficiente per un orango timido e vegetariano uscire nella luce della savana che... Il leopardo si è slanciato a colpo sicuro, la scimmia non ha scampo. È un cucciolo di leopardo, gli piace giocare, ma il suo è il gioco della morte, irrimediabile e senza allegria. I testi dicono che l'anaconda, tra l'altro, si nutre di piccole scimmie. Ma un conto è un libro e un conto la realtà. Siamo a Rio Muni, in Amazzonia. La scimmia è una platirrina e non è piccola. In compenso l'anaconda è gigantesco, 6 metri e più. È qualche cosa che succederà ogni giorno a centinaia di scimmie. Ma questa non vuole essere una delle 100. Guardate come le mani si aggrappano disperatamente alla terra, a un filo d'erba, alla vita.